to paradise and the show.
Che mi ami e che
verso la fine, abbiamo ancora solamente due cantanti. Anna Signorini, che arriva subito con noi sul palco, una donna che canta un pezzo di un uomo, però abbiamo esempi illustrissimi. Mina canta Battisti, è il primo che mi viene alla mente, ma ce ne sono tantissimi. Ho in mente anche delle interpretazioni dei Beatles, ad esempio, fatte da donne, e veramente rendono molto bene il pezzo. Ti lascio subito il microfono, a te. Grazie, buonasera a tutti. Ci credi, e cosa vuoi sapere, e cosa vuoi di questo amore, anche se non respiro, non mi vedo più, in un giorno qualunque. Dove non ci sei tu, anche se aspetto un giorno, quello che ricordo, dove ogni tuo passo si confonde con il mio. Forse sarà un po' di te. Penso tanto, oh no, voglio essere importante per te, e non per la gente. Sono soltanto amante, senza mai, mai, solo uno. Continuate a votare perché siamo arrivati all'ultimissima esibizione. Abbiamo una giovanissima, un'altra sedicenne, Nicole Manenti. Prego Nicole. Nicole stava bevendo l'ultimo goccino d'acqua prima di salire sul palco, è molto emozionata, però mi ha detto che stamattina ha fatto gli esami, è andato tutto bene, per cui adesso ha tutta la carica per esibirsi con noi. Tu fai un pezzo di? Io sì, perché? Quindi ci fai ballare anche tu? Non lo so, ci penserò. Ok.
adesso ovviamente però le esibizioni sono state per tutti molto emozionanti, quindi tenete conto anche di quello, anche se devo dire che nonostante l'emozione dei cantanti le esibizioni sono state tutte di un'altissima qualità e vorrei un applauso per tutti i cantanti e i musicisti che si sono eseguiti stasera. E a te il compito di concludere, vai Nicole. Dietro, no? Quello del Grande Fratello ha vinto la fattoria e tutte le altre cose. Facciamogli l'applauso anche perché non è da tutti, perché
e come anche nei talent, come in tante altre cose, diventa un veicolo. È vero, lo sa. Buonasera a tutti. È peggio di aver ammazzato una, di aver sterminato tutti questi qua. Ecco. Peggio di quello. Quindi. Ma va bene, va bene. Fare questo spesse volte mette un marchio. Lui questo marchio l'ha completamente lavato con la musica rock. E con l'ammoniaco non sono riuscito. No, volevo solo dire questo, però io do il mio microfono. Ah, grazie, grazie, ma io lasciamo volentieri la parola a te. Stiamo impallando. Anzi, io scusate, qui sento degli strani suoni. Ci sono i marziani che si sono infilati. No, io lasciavo molto volentieri la parola a Sassà, perché Sassà ha organizzato tutta questa manifestazione, ci ha messo veramente un grandissimo lavoro, lui e Francesco anche, perché Francesco è qui alle mie spalle, ha fatto molto lavoro, fra virgolette, il lavoro sporco, e quindi quello che c'è dietro alle quinte. Per fortuna è anche riuscito a esibirsi durante una serata, perché anche lui è un grandissimo musicista. Però sia per Rosario, scusate, sia per Sassà che per Francesco, io chiederei un applauso. Vi presento innanzitutto un mio pezzo, che è stato diciamo un pezzo col quale ho vinto anche un concorso, sono stato premiato come miglior cantante maschile per il Sanremo Music Award, che è un concorso che si svolge, diciamo, negli stessi giorni del festival. Proprio in parallelo, proprio a Casa Sanremo, no? nel luogo dove fanno Casa Sanremo poi dopo, no? E praticamente poi è un Sanremo, diciamo, un festival che va nel mondo, quindi sono stato premiato come miglior cantante maschile con appunto questo pezzo, che verrà inserito in una compilation appunto ad hoc, e poi partirà questo tour, insomma, in giro per il mondo. Toccheremo vari paesi, dal Canada all'Oman addirittura, non so, dei paesi un po' strani, però no, va bene. Fin quando si va in giro a suonare è sempre bello, poi ci si muove con le band, insieme agli altri artisti, altri cantanti, è sempre una bella cosa. Benissimo, quindi ti lascio il palco. Grazie. E a te. Mi lascio non questo, ma questo. Sì, quello. Il sistema. Con l'aiuto magari del maestro. Ladies and gentlemen, Rosario Arnesi! Dimmi come verrà domani. Solo un po' solo, vieni mi prendi, mi porta, mi ruba, mi senza pensare a domani, cerca, mi trova, mi senza parole, ti dico qua. Di notte vuoi un pezzo di luna, te lo regalo. Oh, 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 oh. Ancora noi, ricordi bene ogni momento. Ancora noi, stai bene anche così. Ancora noi, sei distratto solo. Sorriso profondo, una voce che ascolterai, sangue una stella, mi piace bagnata, grida più forte che vuoi.
Adesso per concludere questa serata io vi offro un pezzo dei Creedence Clearwater Revival, che in realtà è stato portato al successo sia da loro, ma è stata una cover che hanno fatto i più grandi artisti di sempre, nonché Rod Stewart tra i più grandi. Angela Di Filippo, Angela per diritto, passa. Poi, per somma di voti tra i voti giuria e i voti dei cartellini, passano ancora altri due che sono Paolo Colubini e Veronica Dalzanelli. E all'unanimità per la giuria, perché sono i voti in giuria questi qui, mentre loro avevano un ex aequo e come ex aequo passavano loro di diritto per il numero di voti che hanno avuto dal pubblico, passa invece così di botto per la goduria della giuria
Puoi leggerlo tu e il... Alessandra Signorini. Ecco, ora... Avvicinatevi, io direi... Vi vorrei sul palco, intanto la giuria in questo momento va a giudicare il super vincitore. Leo consegna ai due vincitori di categoria e le targhe. Esattamente, da scegliere tra i gruppi e i Angela. Cantanti. Angela Di Filippo, la prima classificata. Riceve la targa di Emanuela. Allora, grazie. Per la categoria band invece i Black Jokers. Grande! Sei rimasto solo tu. Arrivano, veniteci tutti ragazzi. Diamo la maglietta a tutti i ragazzi qua, perché adesso vogliamo tutti indossare la maglietta e sfilare sul palco. Vai Fabio! Diamo le magliette a tutti. Indossate la maglietta, grazie, e così facciamo la foto tutti insieme. Ok, anche Paolo e Veronica, se si avvicinano per cortesia. Date le magliette, ecco, così facciamo la foto tutti insieme. Mettetela, indossate la maglietta per favore, grazie. E anche Alessandra Signorini, se sale sul palco, grazie. Alessandra Signorini, grazie. La maglietta non gliel'hanno data, ecco lì, la mette addosso. E che figata che sei, guarda lì, guarda, come te la tiri. Hai preso una di quelle da donna. Vai a recuperare una di quelle, giusto, perché questa è una di quelle da donna. Oh, quella è bellissima, un applauso. Venite avanti così formazione magari abbassati in modo da farvi vedere tutti. Vai prendiate tutto l'onore tutti quanti, eh? Ok, quindi in favore dei fotografi. Ma non è finita qui, non è finita qui, perché adesso la giuria sta scegliendo il super vincitore. Allora vogliamo qui davanti a tutti noi quello che ha collaborato, l'organizzatore, quello della buona riuscita, Sasà Massarelli. Allora, Sasà, da la società 5 Stelle ti viene data questa targa al secondo festival della musica della Birreria Biure. È stata una bella faticata, ma ne valsa la pena. Va, la cosa più bella di questa targa, secondo me, è che è stata fatta a Sasà Massarelli, ma da Leo e famiglia, che per me vuol dire tutto. Non è scritto dalla società 5 Stelle, quello che conta moltissimo è da Leo e famiglia. Grazie a Leo, ma grazie a voi soprattutto, perché se questo l'ho avuto
e grazie alla buona riuscita, vi ringrazio tantissimo. Allora, questa è la targa che consegno alla socia Battaglione Emanuela in nome della birreria. Grazie. La giuria vi ha già deliberato. Eccoli, arrivano, ecco, arrivano. Ecco, la cosa più bella, a me piace sempre in tutti i festival di non essere mai in giuria e di essere il primo a meravigliarsi di chi vince. Chi parla tutti assieme? Presidente di giuria Piero Zanardini, tanto per cambiare, presidente anche dell'Italia che canta, per cui a questo presidente punto di tutto. Ecco qua. Noi abbiamo deciso per che secondo noi è bravissima. Allora vince Alessandra Signorini. Allora Alessandra Signorini vince un videoclip, la realizzazione del videoclip, ma soprattutto vince un premio in Tinderi di 1500, non so, fammi dire per 1500 euro. Senti, senti. Il premio, fotografie con i titolari. Angela Di Filippo ha vinto il premio volare, ha vinto un disco presso il mio studio. Vieni Angela, un applauso alla Angela perché è il premio del popolo. I ragazzi hanno vinto un disco anche loro. Lei ha vinto il super premio col video. La Art Music Studio omaggerà Paolo e Veronica di un brano anche a loro del mio studio. Così tutti hanno vinto qualcosa, è giusto? Un premio offerto dal mio studio, premio nostro, premio con noi. Signore e signori, penso che a questo punto possiamo dire buonanotte, grazie alla nostra Evi Barocchelli, grazie a Francesco Massarelli per la parte fonica, vieni Francesco, vieni, un grazie a tutta la regia e alla giuria Manè, Rosario Reannisi, con tanti auguri per le loro carriere musicali, Piero Zanardini, che continuerà a fare il mio presidente di giuria, il nostro Mario Meli, musicista che ha fatto anche il tecnico fuori palco, e da tutti noi, dalla birreria Viewer, vi aspettiamo ancora con il jazz il lunedì e il giovedì con la musica acustica. Buonanotte!